i testimoni di Geova, la lista del folletto. No, ma mi vuole, no, ma mi scusi, ma non è che mi vuole magari parlare. Mi scusi, per favore, non è che possiamo un attimo. Ho fatto tutto questo per te, Fuentes! Che tu possa essere ricordato! Per sempre! Fuentes! E questo cos'è? Non l'ho fatto io! Thank you.
deste fideles leti triumphantes venite, venite nella casa di Dios. Padre, io sono arrivata. Ah. Hola, Fernanda. Hasta luego, alla prossima messa. Va. Sono arrivato. Finalmente sono arrivato nella casa del Signore. Adesso, dopo questo lungo pellegrinaggio, si avvicina finalmente il santo Natale. Però un dolore e una frustrazione mi affligge. Io devo trovare un invito per il pranzo di Natale. Purtroppo il pane e il vino del Signore non riesco a saziarmi del tutto. Sono uomo fatto di carne e per quanto io sia spirituale ho bisogno di cibarmi e nutrirmi. Cosa vedo? Un segno del Signore. Messaggio del Signore. Questo è un invito a casa del Signor Fuentes e della Signorina Maria Pedra Incatenada della Macadoia per il pranzo di Natale. Alleluia, alleluia. Oh, amica, amica Fuentes è stato matato e io non so più che cosa fare e sono qui da sola in questa villa enorme e non so più di chi fidarmi ed è terribile. Meno male, amica, che ci sei tu, che mi vuoi bene, non mi tradiresti mai. Mai! Brava, amica! E poi io devo svelarti un segreto. Dimmi pure! Ma non è un segreto qualsiasi. Ma tu sai che puoi dirmi tutto. Però giurami. Giuro. Che non lo dici a nessuno. Nessuno, nessuno. Oh, amica, io devo dirti un segreto. Dimmi pure! Ma è un segreto che tu devi giurare di non dire a nessuno! Lo giuro! Giura che non lo dirai a nessuno! Giuro! Basta! 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 Visto che hai giurato, mi fiderò! Io, da quando Fuentes è stato ammatato, io dormo nuda! Ho cominciato a dormire nuda, io non so! Se tu capisci, io dormo nuda. Nuda? Ma nuda come? Nuda, non nuda vestita. Nuda, nuda. E questo è terribile. E io ho la vergogna addosso. E tutti i miei antenati hanno la vergogna addosso. Addosso. Ma sono quasi le 7:30. Dovrebbe arrivare il maggiordomo a portare la colazione. A portare lo spuntino mattutino. Dovrebbe essere già qui. Eccolo! È arrivato il maggiordomo. Hanno bussato alla porta. Deve essere proprio il maggiordomo. Con lo spuntino mattutino. Esattamente. Facciamolo entrare. La colazione è pronta.
come lei desidera, le è stato preparato il tè del mattino con tanto di miele, latte, rose fresche appena colte. E poi è signora della Macadoia. C'è una sorpresa per lei. Una sorpresa? E quale sarebbe? Avete comprato lo zucchero de canna? No, signora della Macadoia. Non è stato lo zucchero de canna, ma... Chissà che cos'è! Questa mattina è arrivata una lettera per lei. Per lei? No, per lei. La appoggi lì, non la voglio vedere. Ma, signorita, questa lettera è muy, muy bonita, muy, muy importante. Puede andar. Ma io voglio leggere. Tu va a comprare lo zucchero di canna. Oh, lo zucchero di canna, no. Oh, perché? Fina via. Che lavoro de merdas. Leggiamo questa lettera. Amiga, non lo puoi capire. Fuentes sta tornando. Sta tornando qui. E m'ha invitata Aurora alla cena di Natale che si terrà niente po' di meno che qui a casa mia. Oh, è fantastico. Por diablo. Oh, oh, no es posible. Oh, es posible. Questo è il suo sigillo. È sua lettera per me.